Sherlock Fancy è tornato. Che cavolo, mi è esploso l'occhio. Raga, che cavolo, mi sto trasformando in un mutante. La morte si avvicina. Niente ragazzi, iniziamo prima che muoio veramente. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Però oggi sono troppo energico, non so perché. Fatto male, Dio santo, la devo smettere. Oggi ho energia da vendere, anche se non si direbbe. Mi sono messo una merda. Se ci fosse. Comunque raga, sto andando in putrefazione, ma la faccio cagare. Comunque, oggi non siamo qui per parlare della mia faccia che fa sempre più schifo, ma del ritorno di Sherlock Fancy. Questa lente che madonna, vedrei meglio blindato. Non si vede nulla. Ma come è possibile che esco? Magari così va un pochino meglio. No, invece si vede ancora peggio. Iniziamo subito, così vi faccio vedere quanto sono intelligente oggi. Fa già ridere così. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua, siamo tornati su Brainout. Ve lo ricordate? Ah, non si può credere. Se quello prende me ne vado, non mi direi che intendi il sole. Ma va. Questo. L'ultima volta sono stato fortissimo. Le azzeccate tutte. Grazie al pen, era di una semplicità indescrivibile. Avessi sbagliato quelle, raga, potevano ricoverarmi il giorno stesso. L'altra volta ci siamo lasciati al quiz 20, quindi ripartiamo dal 21. Già questo vi dimostra che sono lì. L'aspetto. Per cui, vietato fumare. A me che me frega, non fumo. Ah no, giusto, devo rispondere a quiz. Madonna, siamo partiti alla grande. Allora, questo quiz ci ha insegnato che bisogna fare cose come ad esempio muovere. Non ho fatto nulla, stai calmo, già errore. Datti una calmata che già mi stai su. Praticamente dobbiamo impedire al tizio di fumare. Non è la cosa giusta da fare a quanto pare. Potrei pensare di dover prendere la sigaretta. Non devo prendere la sigaretta. Quindi devo unire queste cose. No. In questo modo mi sto irritando. Dai che abbiamo appena iniziato. Non facciamo brutte figure. Ho cliccato. Cosa è successo? Ok, se clicco. Madonna raga, dormo a volte. E gli applausi me li merito e come. Mettendo 3 monete nel salvadanaio. Quante monete ci sono ora? Dipende quante monete ci sono già all'interno. Ma me volevi fottere, Perché se metto 3 mi attacco sto grandissimo. Perché oggi sono così euforico? Non capisco. Allora, secondo me bisogna romperlo. Ti prendo a pugni. Bisogna la qualcosa. Devo metterle dentro. 1, 2, 3. Inserisci. Se metto 3 adesso sicuramente mi dice che ha sbagliato. Però voglio comunque provare. Vai. Figuriamoci. Perché mi sento deficiente? Secondo me è più facile di quel che sembri. Ma avendo il quoziente intellettivo. Ci ho fatto la stessa cosa che ho fatto prima. Perché adesso ha funzionato? Tra l'altro prima stavo avendo un mezzo ictus. 1, 2, 3, 4. Dovrebbero essere 15. Madonna, è troppo forte. Questo ho sparato a caso. Che fame, prepara qualcosa. Intanto ti calmi e te la vai a preparare. Che so, la tua serva. Cioè, devo preparare da mangiare una pallina con la faccia. Fantastico, quella mia vita è proprio meravigliosa. Allora però bisogna. Ti ho strappato la faccia. Mi sto sentendo in colpa. La devo mettere da qualche parte. Non sembra. Sulla casa è perfetta. Come è sbagliato? È perfetto, non vedi? È una casa felice. Allora mettiamo la faccia sulla nuvoletta. No, tolgo tutto e siamo a posto. Allora, devo mettere la città. Devo mettere il sole, diventa giorno e la faccia diventa felice. Oh mio Dio, ragazzi, è giusto. Ti prego. Ma come no, cretino. Metto la luna, le stelle. Dobbiamo utilizzare necessariamente la lente di... Ma che cosa voglio utilizzare che neanche vedo lo schermo? Ma potrebbe essere una banana questa e non una luna? Perché dai, che se questa è una luna io mi chiamo... Ma perché cosa c'è di sbagliato? Devo metterlo da qualche parte? Me lo infilo nel deletario e inizio a scorreggiare così magari lo apro e diventano tanti spicchi di mandarino. Raga, oggi veramente sono un disastro. Non lo so. E poi questo sembra più un panetto di pizza, quindi potrebbe essere che devo interagire in qualche... Un uovo! Ma vai a cacare dentro un campo minato, proprio devi saltare in aria. Raga, l'ho capito 72 minuti dopo. Ma che cavolo di forma era quella? Sì, effettivamente, sono troppo deficiente. In quale cesto ci sono dei pesci? Allora, sicuramente bisogna tipo ribaltare i secchi per vedere. Non bisogna ribaltare i secchi. Allora, sono stato difficile oggi. Cosa devo fare? Allora, io ve lo dico già. Purtroppo sono da computer. Questa app del cavolo, secondo me, spera che tu sia del telefono. Perché ti fa fare cose tipo scuoti il cellulare, ingrandisci. Non posso. Non è che è quello il caso, vero? No. Perché siamo su spacciato. Allora, scuoto lo schermo tramite un'opzione. Vediamo che succede.
Perfetto, non funziona. Quella era la mia ultima idea. Ora non so proprio dove sbattere la testa. Cosa devo fare? Andiamo avanti, vediamo. Posso saltare guardando la povera mamma che mi ha fatto subito. Ma basta, dolci muore qua. Ma perché mi tormentate? Ho fame. Partita triste. Qua devo vincere per forza perché sono proprio forte. Devi vincere la partita. Ma where is the problem? Lo metto qua. Oh mio Dio, santissimo. L'ho capito adesso che sono spacciato. Com'è possibile? Non si può fare. Zoe, diventa me. Così io prendo la X e vinco. Poi, madonna, oggi mi sa che sarà tutto guardare pubblicità e skippare i livelli. Perché se la metto qua, fa triste là. Se la metto qua, fa triste là. Se la metto qua, fa triste qui. Sto facendo una figura terribile oggi. Ma lo vogliamo capire che ho bisogno di aiuto? Ho appena visto il video. Non ho capito comunque. Allora, c'è qualcosa che non va. Io non capisco neanche guardando le soluzioni. Ma Dio santo, ma perché solo io ho fatto che faccio fatica? No! Raga, sono spacciato, ora ho capito. Bisogna, come vi dicevo prima, usare le dita che non posso perché sono su PC. Bisogna cliccare insieme per fare il trissing. Se no ti attacchi a sto grandissimo. Non posso, non ce la posso fare. Cosa clicco? Non posso, non ho la possibilità. Schippa livello. Numero 26. Oggi sta andando proprio alla grande. Lo praticamente schippati tutti, madonna. Devo andare in pensione. Allora, noi siamo lui, il Pulcino Pio. Dalla prima impressione noto che non si può uscire perché l'unica uscita è bloccata. Mi prendi il cuore. Facciamo le cose fatte per bene. Dovremmo andare da questa parte. Starca, madonna, appena tocchi a sto pulcino ha dei problemi. Arrivando da questa parte c'è un muro. Come cavolo esco? Il Pulcino Pio è foto... Sono deficiente, ragazzi, l'ho capito adesso. Dai, schiantati, per favore, muori. Fantastico, adesso dobbiamo fare... Vero? Dai, almeno questo l'ho fatto io, Se è sbagliato, me ne vado, ve lo giuro. Esci! Me ne vado lo stesso perché sono troppo forte. Sapevo che ce l'avresti fatta. Lo sapevo anche io, in fondo. Proprio che quasi non si vede, però vabbè. Ok, indica tutte le persone. Fantastico, abbiamo una tizia con delle gambe 7 metri. Come sei fatta fisicamente? Non hai il bacino. Poi un tizio che è fattissimo, c'ha un occhio mezzo chiuso. L'unica sana è la signora, anche tu. Sei un alieno incredibile. Che occhi c'hai? Ah, indichiamo le persone. Una, due, tre e quattro. Perché non va? Ci sono solo loro. Non è che c'è un... Vai, vado a prendermi le medici, l'ho capito. Forse devo prendere anche loro? Allora, raga, vi giuro, sono troppo forte. Proprio sono stupefatto dalle mie capacità. Cioè, ah, ma se faccio così... Oh, che cari miei visti! Sei Holmes! Sì, sono io! L'ho riconosciuto! Sei Holmes, sei Fitzpatrick. Con chi vuoi giocare a... Non ho capito. Famiglia, amante, amici, colleghi... Tutti! Cioè, devo scegliere... Ma famiglia... Noi siamo una famiglia, ragazzi, quindi giochiamo tutti insieme. Chi sei tu? Condividi. Ma vai a cagare anche tu. Ma cosa volete da me? Io non condivido nulla. Numero 28. Trova 8 animali. Cioè, sembra la stessa tizia di prima con delle gambe mostruose. Fantastico. Ne mancano altri 4. Secondo me, o la tizia è un airone perché non puoi avere delle gambe del genere. Quindi io ti schi... Ah beh, perché l'animale delle scimmie. Faccio piovere, così nascono dei vermi giganti. Sono anche loro degli animali. Ascolta, se fai piovere devi fare anche qualcosa, altrimenti è proprio inutile. Ma che sto facendo? Ma che il mio cervello va oltre, c'hai capito? Prima che succeda la cosa, già lui lo sa. Ne manca uno. E questo, madonna, ma... Cioè deve... Ecco, qua serviva la... No, non posso perché non si vede niente. Bisogna spostare due fiammiferi per creare una sedia vertic... No, madonna, non è possibile. Cioè, io posso stare anche due... Ok? Ma è normale che hai sbagliato. Devo spostarne soltanto due? Lo metto così? Oh, mio Dio, che cosa... No, raga, vi giuro, non ho guardato nulla. Basta, dai, dai, voglio i like. Quelli grossi, giganti, proprio... Tipo piedi di Bigfoot. Una domanda da click. Pensavate, cliché.
Chi salveresti, tua madre o la tua ragazza? Vabbè, ma chiedimi quanti peli ho nel deretano in questo momento. Sarebbe più semplice. Allora, proviamo a vedere se clicco qua. No, è sbagliato. Meno male, non posso scegliere. Quindi c'è qualcosa da fare, quindi salvare entrambe. E usiamo la famosissima tecnica sparamuzzo. Andrà benissimo, ma non sembrerebbe stia portando benefici. La casualità ha voluto che la mano è caduta sul telefono e abbia cercato come cavolo si fa il numero 30 di Brainout. E bisogna di nuovo utilizzare ste fottute dita. Non posso. Bisogna cliccare su entrambe. Così, proprio negli occhi. Quante formiche ci sono? Mi è venuta subito un'idea malsana di prendere tipo la pietra e spopolarle tutte e ne è rimasta solo una, quella fortunata. Ma a quanto pare no, ci avevo già provato. Mettiamo 8, perché potrebbe essere che l'altra formica sia la scritta stessa. Y. Vediamo se 8 è giusto. Ma neanche... Cioè, sapete il piede destro? Neanche quello. No, stavo controllando l'orario perché... 31. Per, no, dicevo, 31 nel senso e mezza. Basta, raga, non lo porto. Non si può giocare. Di nuovo devo usare queste. Ed me le taglio, me le infilo nel posto in cui non batte il sole. Ah, intanto cos'è questo body shaming? L'ho detto bene, non lo so. Verso la ragazza perché è più pesante e lui sta perdendo. Allora, diamogli il gatto, il coniglio, la pietra. No, la devo ingrandire, ragazzi. Ti prego, io non ce la faccio più. Sono proprio stufo. Prendiamo la ragazza. Non lo so, ma l'ho fatto bene, non l'ho dovuto guardare. Oh mio Dio, la fatica. Conosci il principio della leva? Sì, dammi una leva che ti alzerò il mondo. Non so se era proprio così. Però vabbè, abbiamo capito. Ragazzi, sono stato fortissimo. Ho dovuto skippare 15 livelli, però vabbè. Le dettagli. Comunque ragazzi, fatemi sapere se vorreste altri episodi. Magari cambio, perché c'è praticamente la metà dei livelli. Devo fare così. Non posso. Comunque voi ditemi cose. Ma prima di concludere, come sempre, vado a salutare Manuel Catapano, DJ Johnny, Francesco Falco e ABC di... Ma mi ha già confuso. Aze. Ciao ragazzi, il BC3 di oggi Manuel Catapano, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link ai miei social. Non so cosa ho detto. Instagram, Facebook e quelli se vi va. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.